Siamo arrivati all'ultimo intervento, che è quello di Alberto Alberani, che ci parlerà della città, della sanità e del welfare di comunità. Alberto, tu hai una grande responsabilità nel parlare di questo tema, visto che molti ne hanno parlato, ma hai due responsabilità in più. Una, che forse riusciamo per una volta a rispettare tutti i tempi che ci siamo dati, e già questo quando si lavora mattina e pomeriggio è importante. Due, che questo cellulare tra 10 minuti finisce la batteria, quindi noi abbiamo il compito di dare il tempo per il tuo intervento. E allora meno minuti dei 10, non è della sanità del welfare, l'abbiamo chiamato Bologna città della salute. Quindi il titolo del nostro manifesto è Città della Salute. Noi siamo partiti da quello che era stato chiesto e promesso e in parte non è stato realizzato nella precedente campagna elettorale, sia da Merola che da Del Bono. Nel senso che siamo partiti da quelle cose che attengono al welfare e che come forum del welfare del PD sul welfare era stato proposto, ricordandoci che tutte queste cose di cui noi parliamo, tutti questi programmi, progetti, eccetera, sono già tutti scritti. Bisognerebbe avere il coraggio, e invitiamo quindi per questo chi in futuro assumerà responsabilità, di rendicontare lo stato di avanzamento delle promesse proposte e se queste vengono realizzate o non vengono realizzate. Avevamo per esempio proposto sia Del Bono che a Merola che ci fosse un unico assessore alla sanità e alla sociale in un'unica persona, perché l'integrazione sociosanitaria a una persona disabile gli interessa poco degli interessi fra il sociale e il sanitario, ha bisogno di una risposta unica. Abbiamo richiesto che le case della salute avessero un ruolo di un certo, abbiamo fatto delle proposte eccetera, sono tutte scritte, andrebbero verificate. Noi ci siamo quindi fermati solo su una riflessione importante che riteniamo importante e proprio fa riferimento alla parolina chiave salute. Perché? Perché già a Bologna si sono realizzate 2 case della salute nei 6 quartieri e noi riteniamo che la sfida delle case della salute possa essere la sfida centrale della futura amministrazione, andando a costruire e a costituire le altre 4 che ancora non ci sono, ma anche andando a colorare in modo diverso le altre 2 e creando un sistema di 6 case della salute innovativo e che possono integrare sociale, sanitario e sociosanitario. Quindi abbiamo semplicemente sottolineato l'importanza di queste case della salute e abbiamo messo alcune idee che a nostro parere potrebbero sorreggere il funzionamento di queste case della salute. Abbiamo recepito, e ringrazio della presenza Claudio, Sandra, Martina, Manuela, Andrea, Federico, Maria Teresa, Alberto e l'ultimo professore che non mi ricordo il tuo nome, e Giovanni che ci ha raggiunto dopo, università, ospedale, studentesse, persone del terreno, cioè eravamo un gruppo molto composito, sicuramente è venuto fuori un grande disagio dei professionisti, una grande incazzatura, dei grandi problemi che i professionisti della sanità e del sociale stanno vivendo e che necessita di ascolto e perché no all'interno delle case della salute. Quindi pensare che le case della salute possono essere anche un luogo di ascolto di un disagio che se non viene accolto può generare in effetti grossi problemi a fronte di problematiche che abbiamo oggi, vediamo spuntare come i funghi laboratori dentistici low cost o altre situazioni e soluzioni di sanità discutibile che è meglio prevenire. Quindi un tema dei professionisti, ma anche casa della salute come luogo di accoglienza, valorizzazione di chi opera nell'ambito variegato dell'associazionismo, terzo settore e difesa dei diritti, cioè quindi anche avere quelle case molto connesse al territorio e ai quartieri, diventare esse stesse una specie di quartiere che accoglie il cittadino, l'accompagna, lo accoglie, gli dà delle risposte, anche grazie alla presenza di associazioni collocate nel territorio e non solo. Infine, terzo, questo però devo ammettere che l'ho spinto molto io perché è un mio pallino da 8 anni, l'ufficio badanti. Io le chiamo assistenti familiari, ma è 8 anni che queste donne e questi caregiver sono lasciati allo sbando, la politica se ne strafrega di questo tema, per cui sarebbe utile che nel prossimo mandato qualcuno si assumesse l'impegno di realizzare questi uffici
assistente familiare caregiver e li realizzasse così come si è realizzato a Casalecchio, perché l'ufficio badante a Casalecchio funziona e non si capisce perché a Bologna non possiamo farlo funzionare. Chiudo con una battuta sul ruolo del sindaco, dell'assessore, forse la sanità, forse la sociale, forse la salute, che non conta niente nei confronti della regione e dello Stato. Quindi noi parliamo di teoria, perché fin quando non avranno un potere importante e fin quando, e speriamo che con riforma del Senato il nostro sindaco possa avere maggiore voce in capitolo nel poter determinare le politiche statali e regionali rispetto al tema della salute. Due battute al volo, ma non abbiamo approfondito il trip advisor dei medici, ma l'abbiamo messo lì come battuta. Ma anche maggiori connessioni con l'università, Doc Advisor, sono tutte piccole cose, ma anche il tema degli scavi e dell'amianto che c'è, sono tutte piccole cose che sono presenti comunque in tutti i posti. Ci sono stato dentro? Bravissimo Alberto, sei stato perfettamente nei tempi, anzi hai recuperato un minuto che utilizzo, un minuto e venti, che utilizzo per dare un ringraziamento non formale a tutti voi, dandovi un po' alcuni numeri della giornata. Abbiamo contabilizzato che tra mattina e pomeriggio ci sono state oltre 200 persone. Oltre 200 persone per 10 tavoli, per tante idee proposte, che poi ci prenderemo l'impegno, tutti i coordinatori, di racchiudere, raccogliere e restituirvi tutti quanti, a voi e al sindaco Merola, perché poi l'idea è che queste idee vadano a comporre un programma di mandato. Abbiamo avuto oltre 1000 visualizzazioni di alcuni video, anche simpatici, sul web, e c'è un messaggio che ho ricevuto per privacy, non dirò il nome, che però vorrei condividerlo con tutti quanti perché restituisce il senso di questa giornata. È una persona che ha detto: sono 20 anni che faccio politica, però oggi vedendovi lavorare mi è tornata voglia di sorridere. E credo che questa sia una cosa che veramente ci restituisce il senso di quello che stiamo facendo. Ho provato a fare un veloce screening di quello che avete fatto, di quello che abbiamo fatto insieme. E quando ci dicono che cos'è la visione è questo, un percorso di intelligenza collettiva. Ci sono due parole che ci sono in tutte le cose che voi avete detto, in qualche modo. La prima è cultura e la seconda è futuro. Ecco, questo è il senso di come piace a noi di Bologna Futura fare politica. Fare politica non significa solo spingere qualcuno, ma significa sollevare il pensiero, cioè sollevare lo sguardo verso l'alto, provarlo a fare anche con leggerezza come l'abbiamo fatta oggi, e credo che davvero ci siamo riusciti. Adesso è anche il momento di sollevare i bicchieri e un brindisi che è stato messo a disposizione per tutti quanti voi, e chi è rimasto la mattina e il pomeriggio ha diritto a doppio brindisi. Grazie.